Ben ritrovati amici ancora una volta dai Verdi Marti. Oggi andremo a capire come configurare Xmure con una Master Keyboard. In questo caso io l'ho Studio Logic, ma diciamo che il metodo è valido per tutte le Master Keyboard in commercio. Allora, bisogna tenere bene a mente che Xmure è un arranger audio e come tutti gli arranger audio per funzionare bene ha bisogno di ricevere solamente delle cose essenziali via MIDI, quindi non tutto quello che potremmo mandargli. Vi faccio un esempio: mandargli le note, ok, va benissimo, no? Ma non mandargli il pedale, quindi il discorso del damper, esatto, con i vari pedali, non mandargli il pitch bend modulation con gli altri sticks per le risonanze, eccetera, eccetera, non mandargli il controllo dell'aftertouch, cioè quando il tasto viene premuto e poi lo riprendiamo ancora, entra in funzione l'aftertouch che serve in genere ai synth o comunque ai VST strumenti, a tanti altri suoni, che però in questo caso vanno a cozzare con Xmure. Quindi Xmure bisogna esclusivamente mandare, a Xmure bisogna mandare solo le note musicali. In questo caso nel mio pannello, vediamo se riesco a farvi vedere un pochino, esatto, ho abilitato la porta USB, il canale 1, il programma 1, poi ho abilitato il volume 127, ho abilitato il key range, ovvero qui potevo tranquillamente splittarla, ma in questo caso ho abilitato tutta la tastiera, gli 88 tasti, ho abilitato la velocity curve normale, l'aftertouch come potete vedere off, trasposo, ok, eccetera, eccetera, non mi interessa. Il pedale 1, io il damper, ma posso anche tranquillamente toglierlo perché non serve. Quindi io vado sul pedale, vado a eliminare pure il damper che non serve assolutamente a Xmure per funzionare. Poi pedale 2, vedete, off, pedale 3 off, pedale 4 off, gli stick che qui in questo, diciamo, in questa Master Keyboard servono sia come pitch bend modulation, ma anche si possono, diciamo, abbinare filtri e varie cose. Io li ho ovviamente mutati tutti, tutti in off. E poi, vabbè, ho dato il nome. In questo caso vi faccio vedere, in questo caso, allora se io premo, vedete, allora già io se io faccio l'accordo, andiamo a vedere, vedete che cambia? Sol, La minore, Fa, Sol, Do, Re, Mi minore, Mi bemolle, vedete? Adesso vediamo un attimo come si comporta anche in velocità. Vi faccio un esempio, no? Provo dello start. Note rivolte, ecco qui che c'è il bass note, significa che se noi lo abilitiamo, ecco qui che io posso fare un accordo rivolto. Esatto, qui mi suona praticamente Fa con il basso La, Re minore con il basso Fa. Col basso La. Allora, devo dire, allora, voi ormai conoscete la mia storia e quindi ho utilizzato arranger di tutte le marche, tutti i tipi e quindi stimo tutti i produttori di arranger, quindi assolutamente. Diciamo che questa è un'alternativa anche, no, si può aggiungere, come dicevo spesso, al setup
magari di un vecchio Ranger per avere styles moderni, anche perché ricordiamo che sono tutti audio. Allora, molti di voi mi hanno chiesto anche il discorso di latenza, eccetera, eccetera. Allora, per essere sinceri, allora siamo molto vicini a un Ranger hardware. C'è ancora un pochino di strada da fare per il cambio accordi, quindi la velocità. Però voi immaginate che questo è tutto un sistema USB che sicuramente, e ripeto, sottolineo, tramite aggiornamenti sarà migliorato, sarà processato, è un'app che crescerà con voi, con noi, perché è un'app che utilizzo, ho cominciato ad utilizzare molto, ma molto, infatti vedete i miei styles acquistati, non ne sono sicuramente pochi. Però, ecco, quello che voglio dire, la latenza minima, quasi impercettibile che c'è in qualche styles, poi insomma cercheremo anche di comunicarla come abbiamo già fatto alla Dexibel, a Luigi, per poter far crescere sempre meglio questo sistema e insomma già comunque secondo me è uno dei migliori arranger tramite app in circolazione, anche perché c'è qualcos'altro, ma comunque questo, essendo tutto audio, veramente ha anche una sonorità molto 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 bella. Che dire, questo è, diciamo, il mio setup e soprattutto ricordatevi, e ve lo risottolineo, quando dovete mandare a Xmure qualcosa, mandategli solamente le note e non il damper, non il pitch bend modulation, non gli stick con i vari filtri controllati, non l'aftertouch, insomma, perché poi lui ovviamente si va a incasinare. Se noi andiamo a usare damper, andiamo a dargli, quindi a inviargli segnali che a lui non interessano, ecco qui che no, potrebbero dargli fastidio e quindi rallentarlo ancora di più. Invece così vedete che comunque, ripeto, è no usabile, ma molto di più. Detto questo, ricordatevi, se il video vi è piaciuto, cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, invitate tutti gli amici, invitate gente. Io sono qui per portarvi alla rivoluzione della computer music e del mondo digitale con la musica. Ciao a tutti da Ever!